Siamo di fronte a un nuovo crinale apocalittico, per usare un'espressione cara a Giorgio La Pira. In alcune zone del mondo, in un'epoca così travagliata come la nostra, sembra divenuta impossibile non soltanto la convivenza, ma persino la vicinanza. Assistiamo nel mondo, ripeto, a un ritorno di antisemitismo, che ha assunto recentemente la forma della indicibile, feroce strage antisemita di innocenti nell'aggressione di terrorismo che in quella pagina di vergogna per l'umanità, avvenuta il 7 ottobre, non ha risparmiato nemmeno ragazzi, bambini, persino neonati. Immagine di una raccapricciante replica degli orrori della Shoah. Siamo convinti che i giacimenti di odio siano stati ingigantiti da parole e atti spietati, persino blasfemi. Il sogno di una pace, sancita dal reciproco riconoscimento e rispetto delle tre religioni monoteiste figlie di Abramo, appare lontano, forse come non è mai stato in tempi recenti, ma rimane l'orizzonte necessario per un riscatto di questa parte del mondo e non soltanto di questa. Guardiamo a Israele come paese a noi vicino e pienamente amico, oggi e in futuro, per condivisione di storia e di valori. Siamo e saremo sempre impegnati per la sua sicurezza. Sentiamo crescere in noi di giorno in giorno l'angoscia per gli ostaggi nelle mani crudeli di Hamas. L'angoscia sorge anche per le numerose vittime tra la popolazione civile palestinese nella striscia di Gaza. Anzitutto, per l'irrinunciabile rispetto dei diritti umani di ciascuno, ovunque, e anche perché una reazione con così drammatiche conseguenze sui civili rischia di far sorgere nuove leve di risentimenti e di odio. Può crescere gli ostacoli per raggiungimento di una soluzione capace di assicurare pace e prosperità in quella regione così centrale nella storia dell'umanità e così martoriata. Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno Stato.